Amiche ed amici di AnimeManga.it, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con il nostro canale. Io sono il vostro amico Akumetsu e quest'oggi per la rubrica Planet Manga vogliamo parlarvi della nuova avventura nata in Francia del celebre pirata spaziale nato dalla matita di Leiji Matsumoto. Oggi infatti vogliamo parlarvi di Capitan Harlock, Memorie dell'Arcadia. La serie di Jérôme Malquier è composta da soli 3 volumi nella tradizione dei fumetti francesi e composta da pagine interamente a colori in formato cartonato. La copertina lucida e le dimensioni nettamente più grandi rispetto ai tankobon a cui siamo abituati esaltano la figura del grande Harlock, però ci sono delle piccole controindicazioni. La copertina lucida ad esempio si graffia praticamente solo guardandola più intensamente, io ad esempio l'ho fatto semplicemente cercando di pulirla, così come attira le ditate. Non migliora affatto all'interno, dove le pagine lucide a colori vi metteranno a dura prova nell'affrontare la lettura di questo volume, ovviamente se volete mantenerlo quanto più immacolato possibile. D'altro canto le pagine a colori sono bellissime, luminose, e non soltanto per la qualità di stampa comunque altissima, ma anche e soprattutto per le colorazioni in sé delle tavole, la cui impostazione è prettamente francese, con molte vignette per ogni pagina, molte di più sicuramente rispetto ai manga. La copertina cartonata rende difficile la lettura, sicuramente non pratica come manga, anche per le dimensioni. La rilegatura è comunque ottima e nonostante le sollecitazioni non ha dato alcun segno di cedimento. A queste caratteristiche, Capitan Harlock Memorie dell'Arcadia è proposta al pubblico italiano alla cifra di 14 euro. La serie è ambientata all'interno dello stesso universo narrativo della serie originale del Sensei Matsumoto, con una storia che si interseca all'interno di quella originale. La Terra, infatti, dopo la discesa del Pennant che ha risvegliato le amazzoniane e anticipato l'arrivo della regina Raflesia, è stato improvvisamente travolto da un repentino e radicale abbassamento della temperatura. In uno dei suoi soliti incontri con la piccola Mayu sulla Terra, Harlock si accorge di questo cambiamento repentino e decide di andare a fondo della vicenda. Parallelamente, il dottor Ymer sta svolgendo delle ricerche in Antartide proprio per scoprire la natura di questo improvviso abbassamento della temperatura, scoprendo che non è affatto un fenomeno naturale. I cammini di Harlock e del dottor Ymer sono destinati ad incrociarsi e soltanto insieme potranno far fronte all'imminente minaccia. Amici, Capitan Harlock Memorie dell'Arcadia è un gran bell'omaggio ad uno dei mangaka più visionari e ispirati la storia. Per chi ha conosciuto il mitico pirata spaziale attraverso il suo celebre adattamento animato, Memorie dell'Arcadia è il giusto compromesso per chi vuole leggere un manga su Harlock ma non vuole restare spiazzato dal formato, soprattutto per chi è avvezzo alla per chi non è avvezzo alla lettura dei manga. L'opera di Jérôme Malquier è infatti il perfetto mix tra manga e fumetti francesi, quindi completamente a colori e con un character design che riesce ad essere estremamente fedele all'originale e quindi al tratto del Sensei Matsumoto. Parlando della storia, questa si innesta perfettamente all'interno della saga principale della trama, quindi di Capitan Harlock, con una sintesi iniziale che permette di conoscerne il punto di partenza, espediente quindi ideale anche per i neofiti. La storia è ben raccontata, i pochi personaggi sono ancora soltanto presentati e hanno un ottimo potenziale. C'è comunque anche un omaggio al sensei Leiji Matsumoto, infatti uno dei personaggi si chiama Reiji, ha praticamente le sue fattezze ed avrà un ruolo importante. Mentre molti altri personaggi sono fedelmente presentati, compreso ovviamente il mitico Capitan Harlock. Il mistero è il tema principale della storia, che si dipana molto bene nel corso del primo volume e che scorre via molto agevolmente. In definitiva, Capitan Harlock Memorie dell'Arcadia è un gran bell'omaggio alla storica serie di Leiji Matsumoto, una serie che vi farà rivivere le emozioni del passato o farà conoscere in questo formato decisamente accattivante la storia di una delle figure più iconiche della storia dei manga e degli anime. Ricapitolando, Capitan Harlock Memorie dell'Arcadia, serie di Jérôme Malquier, pubblicata da Planet in questa edizione cartonata alla cifra di 14 euro. Come sempre amici, ci auguriamo di aver realizzato un video che vi sia piaciuto, qualora sia stato così però mi raccomando di farcelo sapere attraverso un bel mi piace, soprattutto vogliamo invitarvi ad iscrivervi al nostro canale qualora ancora non lo foste ed attivare la campanella per restare sempre aggiornati sulle nostre pubblicazioni e commentare facendoci sapere la vostra opinione che è sempre il nucleo del nostro progetto. Vogliamo poi ricordarvi che qualora la nostra video
video recensione vi abbia intrigato e voleste cominciare la serie di Capitan Harlock Memorie dell'Arcadia, potete acquistare il primo volume anche attraverso il link che trovate in descrizione, link ad Amazon che ci riconosce una piccolissima percentuale che non influisce assolutamente sul prezzo finale del volume, ma che è per noi di fondamentale importanza per la crescita del nostro progetto. Detto questo, amici, è veramente tutto. Un saluto, un ringraziamento sentito dal vostro amico Comezzo.